Gianni Colascione dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Maria Grazia Lucchiari e il momento è quello del post intervento di Marco Pannella, intervento fiume come di consueto. Maria Grazia, qualche prima reazione e impressione sulle parole di Marco? Ma come al solito ci dobbiamo preparare a continuare a fare le nostre battaglie con sempre maggior forza. Devo guardare te? Sì, no, no, pensavo che insomma ti esponessi in qualche considerazione un po' più. Siamo usciti da una fase molto difficile, quella della raccolta delle firme per presentare la lista. Come sai, non siamo riusciti in gran parte dell'Italia settentrionale, in particolare nel Veneto eravamo lì per presentare le liste in Veneto, ma per problemi organizzativi non ce l'abbiamo fatta. Direi più precisamente per la mancanza di volontà quasi di raggiungere l'obiettivo, ecco, questo è più precisa, la mancanza di quel pizzico di convinzione e volontà da parte di tutti i compagni di farcela. Alcuni hanno scelto di lottare, comunque di lavorare per riuscirci, non ci siamo riusciti e questo senz'altro rimarrà nella storia radicale come un fatto grave, molto grave. Noi abbiamo fatto molte iniziative sull'amnistia, sulla giustizia nel Veneto, abbiamo fatto presidi davanti alle carceri, abbiamo lavorato parecchio sull'argomento e vedere di non avere la lista in Veneto è molto grave questa cosa. Sì, resteranno varie cose, tra cui io me li ricordo ancora i fischi che ha preso Emma Bonino e ha preso in un congresso radicale, è una cosa abbastanza unica, l'ultimo congresso di radicali italiani. Io ti volevo appunto sollecitare su questa cosa, ti ho parlato di mancanza di convinzione. Quando si tratta di raccolta firme sono coinvolti i militanti, sono coinvolta la cosiddetta base, insomma, no? Che fino adesso si è attivata sempre per cooptazione, con un certo entusiasmo. Questa volta però evidentemente non è bastato, non c'è stata questa convinzione, c'è stato uno scollamento secondo te, c'è stata una defezione, qualche cosa di comprensibile o non comprensibile, giustificabile o non giustificabile? Io faccio un'analisi della situazione politica, che la situazione di degrado, mancanza di democrazia che pervade il nostro paese ha un po' contagiato anche a noi, al nostro interno, la mancanza di convinzione, la mancanza di volontà e di lotta politica ha determinato questa situazione. E mi rendo conto che è anche sempre più difficile fare i radicali, fare politica in questo paese e quindi è anche più difficile portare avanti le proprie idee. Quindi anche questa mancanza di convinzione da parte di molti militanti è dovuta anche a questo logorio continuo di questa mancanza di democrazia, questi spazi di democrazia che si vanno chiudendo e quindi dobbiamo trovare dentro di noi la forza per continuare. E c'è stato uno scollamento, questo sì, al nostro interno, mancanza di dialogo e un logoramento e incomprensioni che hanno determinato questa situazione. Direi che dobbiamo trovare il coraggio dentro di noi di ricominciare, di rimetterci a lavorare, di trarre forza da quello che è la nostra storia radicale, dalla difficoltà che abbiamo sempre avuto nel portare avanti la nostra politica e di rilanciare sul tavolo il gioco di nuovo, tirando fuori le nostre carte vincenti, le carte dei diritti umani, dell'amore per la giustizia, per lo Stato di diritto, perché non possiamo mica fermarci, perché è il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere quotidiano e dobbiamo continuare su questa traccia. Marco, nell'intervento appunto che poco fa è finito, ha fatto una lettura politica sul fatto, anzi un po' anche criticando qui l'uditorio, gli altri compagni che avevano parlato in precedenza, sul fatto che non si erano abbastanza concentrati su quello che lui ha chiamato in qualche modo la spina dorsale della partitocrazia e dell'antidemocrazia che sta nella sinistra del PD, nel centro-sinistra del PD, in Zingaretti nel Lazio, eccetera. Mentre Storace, tra i Zingaretti e Storace, quello che passa per democratico è Storace. Ecco, tu sei d'accordo su questa lettura? Ma sì, io sono d'accordissimo su questa cosa. Tutti noi nelle nostre realtà quotidiane, parlo del Veneto, ognuno al proprio territorio conosce bene qual è la ramificazione del potere locale, il potere del PD, il potere del PDL, il consorzio, il modo
consortile di gestire il potere politico locale. Diciamo che è apparso Storace in questo, diciamo, quello di offrire la presenza a due radicali all'interno dell'istituzione come un atto di garanzia. Il fatto di dire io sono contrario a tutte, alla gran parte delle vostre battaglie, però ritengo indispensabile la vostra presenza come garanzia di democrazia all'interno anche del Consiglio regionale del Lazio, per me è stata una cosa molto, molto di valore, molto interessante, che ha messo in evidenza la limitatezza, la pochezza politica di una parte politica, quella di Zingaretti. Il fatto che ai tavoli noi in quelle giornate la gente veniva a frotte a dirci ma come non state con Storace, io non firmo, ma cos'è questa cosa, siete diventati fascisti, è bastato spiegare questo piccolo passaggio, i motivi per cui Storace ci offriva questi due posti anteponendo il comportamento di Zingaretti, il PD che ci dice vi escludiamo tutti, escludiamo anche Berardo e Rosso di Vita e vi diamo noi la possibilità di entrare in istituzioni per come garanzia di democrazia, come garanti dei diritti civili, garanti della democrazia all'interno delle istituzioni. Questo, bastato spiegare queste cose qui alla gente, perché allora molte persone hanno detto io vi firmo, non sono d'accordo, però volterianamente sono d'accordo che voi ci siate, voi potete esserci alle prossime elezioni. Questo purtroppo non è bastato, ma ci rifaremo sicuramente. Beh, grazie, rapidamente in chiusura, ci sei un po' illustrato qual è il panorama sul territorio, appunto il tuo territorio, il Veneto radicale, come sono ramificate, un pochino com'è la geografia radicale all'interno del Veneto, quali sono le associazioni nelle varie città? Diciamo che il Veneto ha una presenza radicale, io sono attiva ancora, mi ricordo che mi sono iscritta nei primi anni 80 e quindi l'attività che abbiamo fatto nel Veneto, almeno per parte mia, risale un po' di tempo fa e continua ancora oggi a manifestarsi. I compagni nel Veneto sono, non c'è molta militanza, però c'è anche la voglia, la volontà di organizzarsi, ci sono diversi gruppi che si muovono, noi per esempio abbiamo avuto questo grosso handicap di due associazioni, una a Treviso e una a Verona, che hanno deciso di non aiutarci nella raccolta delle firme. Molti di noi si sono dissociati da questa presa di posizione e hanno deciso noi faremo la raccolta delle firme, ci siamo quasi riusciti per molto poco e non ce l'abbiamo fatta. È evidente che sia perché problemi organizzativi qui a livello del partito della Torre Argentina non ci hanno dato la possibilità di partire almeno due giorni prima, come sarà detto, come avevamo chiesto, ma poi anche a livello locale, non abbiamo avuto l'apporto di questi gruppi organizzati in due associazioni. Noi comunque come gruppi radicali fuori da queste associazioni ce l'avremmo fatta comunque. C'è stata una grave lacuna da parte del movimento qui di Torre Argentina, però ritengo che c'è modo anche di rifarsi anche con queste, con discussioni che faremo con i compagni delle associazioni, di rivedere anche le posizioni e di capire anche come mai si è arrivati a questo, e immagino appunto anche di poter continuare a condividere la politica radicale anche con queste associazioni. Grazie a Maria Grazia Lucchiari e diamo appuntamento su liberi.tv, è la prima volta che la intervistiamo e potrà vedere anche altre interviste che abbiamo girato in questa occasione di questo comitato. Grazie ancora.